Sono tornato a casa ed è anche una verità incredibile perché qui alla mostra al numero 108 di Corso Italia io sono nato al numero 102 e mio padre aveva un negozio al numero 104. E quindi è praticamente proprio un ritorno vero a casa. Angelo Tondini, scrittore, fotografo toscano di Arezzo, vive a Milano ormai da 40 anni, allievo di maestri illustri, tra cui Art Kane, si è specializzato in reportage di viaggio e architettura. Fotografa ormai da più di 60 anni nel suo archivio un milione di immagini scattate in 170 paesi nei cinque continenti. Ma eh, mi ricordo il, il mio primo viaggio in India. Si parla di 45 anni fa. Sono rimasto scioccato perché mi aspettavo l'India in un altro modo. Intendiamoci, allora non era così industrializzata, era molto più agricola. Però l'India mi ha colpito al punto che una mia amica che fa studi... Sulla metempsicosi, sulla trasmigrazione delle anime. Lei sostiene che io sono nato in India nella mia vita precedente e in effetti io mi sono sentito a casa quando sono arrivato in India, non volevo più partire. Torna nella sua Arezzo per la mostra L'essenziale, questo è il titolo scelto proprio dall'autore per la mostra allestita e che sarà ospitata fino al 2 di giugno al Circolo Artistico in Corso Italia 108 ad Arezzo sono un fotografo di architettura molto, ecco con le riviste di architettura anche lì, architetto dal Digest americano, italiano, eh, ho qualche record, sono l'unico che ha fotografato la casa di Hemingway a Cuba, c ho un'esclusiva mondiale e devo dire che mi ha reso anche bene quella casa lì. Nella mostra fotografie e componimenti a IQ legati fra loro dal filo rosso della riduzione al minimo, Angelo Tondini dice che questa sarà la sua ultima mostra e che proprio per questo ha essenzializzato tutto, poesie ingabbiate nello schema metrico rigido della IQ e immagini fotografiche vuote, piene, astratte, geometriche, figurative, la cui composizione sempre rigorosa privilegia i vuoti, insomma, è ridotta all'essenziale. Io guardo, vado a vedere le mostre anche dei giovani. Per esempio, devo dire che ultimamente la qualità si è molto abbassata. Purtroppo non vedo più. È così facile fare delle foto, ma fare delle grandi foto è diventato difficile.